Oggi torniamo indietro nel tempo, più precisamente nel 1995. Sigla. Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi, come vi anticipavo all'inizio, voglio condividere con voi un salto nel passato, quello che è il mio passato da ragazzo, poco più che maggiorenne. Oggi voglio presentarvi un profumo che insieme a tanti altri, dal mio punto di vista, ha fatto un po' la storia degli anni 90. Di che profumo si tratta? È un profumo dell'Iceberg, in particolare questo è il Twice for Him, quindi il Twice da uomo. L'ho acquistato su Amazon a un prezzo direi assolutamente ridicolo. Stiamo parlando di una boccetta da 125 ml a poco meno di 20 euro. Il profumo è un profumo direi abbastanza interessante. Ha delle note di apertura di scorza di limone insieme a una menta che lo rendono molto 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 fresco. Come potete vedere, io difficilmente vi presento delle bocce nuove, ma proprio perché lì provo questo in particolare, non me lo ricordavo molto bene, sono sincero, sono passati circa 30 anni da quando avevo il piacere di utilizzare questo profumo insieme ad Acqua di Gio L'Eau de Toilette. Mi sono imbattuto su Amazon, l'ho ritrovato con mio grandissimo stupore e ho deciso di acquistarlo. Poi, come al solito, vi lascio il link qui sotto in descrizione nel caso vogliate eventualmente andare a acquistarlo anche voi. Che dire, è un profumo, ripeto, che si apre con delle note veramente molto, molto piacevoli, molto fresche, con ovviamente, come vi dicevo, la menta è una menta bianca, e yuzu. Nelle note di cuore gli danno della lavanda, del gelsomino, del timo, cannella, cumino e dragoncello, e come note di base del vetiver, del legno di sandalo, muschio, vaniglia e patchouli. Ecco, io ricordavo ai tempi che questo profumo in particolar modo aveva una durata molto 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 prolungata nella giornata. È rimasto tale, ve lo dico già da subito perché io ovviamente prima di recensirlo e di presentarvelo l'ho riprovato nuovamente ed è rimasto tutto sommato molto 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 fedele a quello che era l'originale degli anni 90. In apertura si sente molto. Allora, ovviamente c'è una parte iniziale di alcol che inizialmente dà un po' fastidio, ma sparisce immediatamente. Sparisce immediatamente, lascia spazio a quelle che sono ovviamente delle note, come vi dicevo, di limone e di e menta. Ecco, la particolarità è che fin da subito può dare una sensazione di una sorta di nota talcata. In realtà poi dopo tende immediatamente a sparire sulla pelle. La durata è molto, come vi dicevo, molto 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 buona. È un profumo che tira tranquillamente le 6 ore, soprattutto ce n'è in abbondanza. Il tappo ha una chiusura a mezzo giro, in buona sostanza. Non so se riuscite a vederlo, questo tipo di tappo e di apertura. È un profumo molto gradevole, non costa tantissimo perché obiettivamente su queste cifre qua difficilmente si può trovare dei profumi che comunque abbiano quantomeno una persistenza per mezza giornata. Mi sento di consigliarvelo come acquisto. Lo consiglio a tutti coloro che
Bene o male amano un po' quelle che sono le fragranze fresche, quindi le fragranze primaverili, le fragranze estive, anche se secondo me il profumo si adatta meglio a un periodo primaverile. Che dire, fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate. Nel prossimo video seguirà il Twice Nero, che è in buona sostanza la rivisitazione in chiave moderna dal mio punto di vista del Twice. Vi ringrazio nuovamente per avermi seguito e vi auguro a tutti una splendida giornata. Ciao a tutti da Roby.